Amici del Quotidiano di Sicilia, un saluto da parte di Antonino Lorè. E Andrea Carlino. Ci ritroviamo qui come di consueto per commentare quella che è stata la giornata delle due siciliane in Serie C, Catania e Palermo, che le ha viste appunto trionfare. Il Catania ha battuto la Casertana con un netto 3-0 al termine di una grande prestazione da parte degli uomini di Baldini, mentre il Palermo vince pure, però soffrendo contro l'ultima in classifica ormai retrocessa, vale a dire la Cavese. Però sono due successi fondamentali in vista appunto di questo finale della regular season, ultima giornata che si disputerà appunto prossima settimana. Il Catania affronterà il Foggia, mentre il Palermo se la vedrà contro la Virtus Francavilla. Andrea, allora partiamo con il Catania. Il Catania, come dicevo, ha battuto la Casertana per 3-0, una grande partita. Baldini ha conquistato praticamente quasi tutti i punti a sua disposizione, 15 su 18. È vero che la Casertana ormai non aveva, diciamo, quasi più obiettivi, però comunque il Catania dimostra una filosofia di gioco, sa quello che vuole, gioca anche un calcio gradevole con passaggi palla a terra, con diversi cambi di gioco e nonostante comunque le difficoltà di formazione, ricordiamo che ieri in attacco non c'erano Sarau, non c'era Di Piazza, lo stesso Russotto, quindi per la prima volta Baldini ha cambiato modulo varando questo 4-3-1-2 con Dall'Oglio trequartista che si inseriva tra le due punte Reginaldo e Golfo. È arrivata questa vittoria e diciamo una bella iniezione di fiducia sia per la prossima partita perché comunque il Catania deve vincere, comunque fare punti contro il Foggia per mantenere questo quinto posto e anche ambire al quarto posto, poiché il Bari ormai è lì a 2 punti, in caduta libera, ha perso anche contro la Turris per 3-0. Questo Catania può arrivare all'obiettivo, Andrea? Ma sì, direi che il Catania ci può arrivare. Consideriamo comunque, l'abbiamo detto anche l'altra volta, che il calendario di Serie C è un calendario ormai con squadre che hanno poco da dire. Ieri la Casertana è arrivata al Massimino comunque con la certezza di essere ai playoff, non può essere ripresa dalle squadre che la precedono e ne può ambire al nono ottavo posto. Quindi ieri era comunque una partita con pochi stimoli, ma il Catania ha dimostrato, ed è l'ultima gara, speriamo non l'ultima, ma sicuramente era l'ultima della regular season dinanzi al proprio pubblico, anche se sappiamo bene che fino a giugno non ci saranno gare a porte aperte. Comunque, il Catania ha dato dimostrazione anche di reazione dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Questo già è un dato importante. Baldini ha fatto ruotare la rosa a sua disposizione, ha riscoperto Dall'Oglio trequartista, ha le qualità, calciatore sicuramente in Serie C, ha le qualità per imporsi, però probabilmente in certe occasioni la C è un po' stretta a lui. È un calciatore che potrebbe stare benissimo e l'ha dimostrato anche in categorie superiori come la Serie B. Sì, un 3-0 importante perché riporta il Catania in una posizione di vantaggio nei confronti della Juve Stabia. Adesso l'ultima giornata può accadere di tutto. Difficilmente però, a mio modo di vedere, il Bari, dopo essere stato umiliato ieri dalla Turris, che comunque aveva bisogno di punti per togliersi dalla zona playout, credo che sia difficile che il Bari possa addirittura perdere in casa con la Bisceglie in un derby, tra l'altro tra due squadre che comunque sono vicine, quindi mi sembra abbastanza improbabile. Però il Catania, considerando anche che c'è la questione della penalizzazione, caso abbastanza poi grottesco che venga discussa dopo la fine della regular season, comunque. Detto questo, il Catania comunque può ambire al quarto posto, che lo abbiamo detto innumerevoli volte durante questi appuntamenti, con la rosa a disposizione, credo che sia il massimo che si poteva ambire a inizio stagione.
Ieri Andrea è andato a segno Reginaldo, che è sembrato in crescita nelle ultime giornate. Può essere l'arma in più per il cammino playoff, e soprattutto diventa difficile adesso lasciarlo fuori se continua con questo rendimento. Sì, è chiaro, Reginaldo è un altro tipo di calciatore che ha militato in Serie A, in Serie B, è un calciatore che conosciamo. L'unico problema è l'età avanzata, i problemi fisici, ma se è a posto Reginaldo comunque ha la qualità per emergere. Il Catania ha una rosa, cioè se tutti i calciatori a disposizione in attacco siano al 100%, il Catania può dire la sua e può dare fastidio anche ad altre squadre. Volpe, Piccolo, Sarau, Di Piazza, Reginaldo, Golfo, è comunque un parco attaccanti interessante, se non addirittura buono, se, ripeto, sono tutti al massimo delle condizioni. Adesso i playoff sono un terno all'otto, banale dirlo, però è proprio così. Consideriamo anche che ci sono anche le squadre degli altri gironi. Il Catania sicuramente potrà giocare un ruolo di outsider, anche se ci sono delle squadre onestamente più attrezzate. Quindi l'importante sarà fare bella figura, arrivare più avanti possibile e poi magari sperare di fare il cammino che ha fatto il Cosenza circa 3 stagioni fa. Lo ricordiamo tutti con il Catania. Con Lucarelli in panchina, il Catania che perdeva con il Siena ai calci di rigore, mentre il Cosenza poi arrivava alla finale di Pescara e vinceva col Siena. Cosenza che era arrivato con Braglia quinto in regular season. Quindi, se il Catania rimane anche da un punto di vista scaramantico al quinto posto, magari chissà, se crediamo alla cabala, potrebbe essere veramente la sorpresa dei playoff. Andrea, in chiusura, prima di passare al Palermo, ci sono novità sulla questione closing e la trattativa con il comune di Mascalucia e la Sigi, appunto. No, in realtà i tempi sono appunto purtroppo un po' più lunghi rispetto al previsto. Si aspettava qualche novità a fine aprile, ma credo che prima di maggio non si vedrà, diciamo, luce su questa vicenda. Il comune di Mascalucia, dalla sua parte, in effetti ha bisogno di garanzie, di una fideiussione che è difficile anche al momento, pare non sia semplice arrivare. Ovviamente il Catania ha dalla sua ormai che c'è già stata risolta la situazione con l'Agenzia delle Entrate, è arrivato questo accordo. Tra l'altro, credo che i lettori del quotidiano lo sapranno, in settimana c'è stata anche una vicenda che ha riguardato l'ex amministratore delegato Pietro Lo Monaco col sequestro da parte della Guardia di Finanza di circa 640.000 euro, se non sbaglio, riguardanti proprio i mancati versamenti dell'IVA nella stagione 2018. Era un po' quello che aveva detto qualche tempo fa il presidente Ferraù. Non si capisce come mai il Catania andasse avanti pagando praticamente l'essenziale, perché poi, come vedi, caro Nino, la Guardia di Finanza fa un addebito all'ex amministratore delegato di più di 500.000 euro. Il fronte societario rimane caldo, magari non ci sono notizie ogni giorno, ma si lavora alacremente. Si deve arrivare a questo benedetto closing e poi iniziare l'era Tacopina. Immagino che sarà un'estate bollente e non solo dal punto di vista meteorologico. Andrea, passiamo al Palermo. Abbiamo parlato abbastanza del Catania. Il Palermo ha battuto la Cavese per 3-2, con non poche difficoltà, anzi, il 3-2 finale è arrivato anche grazie, all'errore del portiere avversario. Comunque, il Palermo è lì, è all'ottavo posto, insieme al Foggia, e quindi sarà decisiva per
per i rosanero appunto l'ultima giornata. I rosanero appunto sperano in un favore, diciamo, in un regalo a parte del Catania, perché fermando il Foggia e in caso in cui il Palermo vinca o comunque ottenga punti contro la Virtus Francavilla, avrebbe la certezza del settimo posto, che comunque è importante in ottica playoff, perché permetterebbe di giocare il primo spareggio appunto dei playoff in casa. Sì, anche se in questo caso io credo che il Palermo, è vero che l'ambizione della piazza, la tifoseria si probabilmente preme per un piazzamento playoff o comunque per una cavalcata nella regular season di degno rispetto, ma la rosa a disposizione non credo che il Palermo possa andare molto, molto avanti. Poi anche qui il calcio è veramente strano e imprevedibile, ma credo che a questo punto il Palermo debba proiettarsi alla prossima stagione. E anche qui c'è, come a Catania, un investitore che vorrebbe la squadra rosanero, che è Massimo Ferrero, che già voleva il Palermo quando 2 anni fa Mirri ha preso il Palermo col famoso bando pubblico emanato dal sindaco Orlando. Vinse in quel caso la cordata era ora con Mirri e Di Piazza. Adesso paradossalmente il Ferrero vuole togliere a Mirri la quota di maggioranza, dividersi il Palermo con Di Piazza e mettere Mirri presidente onorario. Si chiuderebbe il cerchio. Tra l'altro appunto Mirri sarebbe appunto rimarrebbe in società, Ferrero come tanti altri presidenti, facciamo un caso come lo Tito, ma anche il Catania ha un'esperienza con la multiproprietà. Ricordiamo nei primi anni 2000 Gaucci che aveva il Perugia e il Catania, quindi probabilmente il Palermo dovrà anche, come il Catania, aspettare però le prossime settimane. Il Covid ha dato sicuramente problemi dal punto di vista economico alle società, tante non ripartiranno purtroppo, quindi è importante che ci siano investitori e capitali freschi. Il Catania e il Palermo da questo punto di vista hanno dalla loro l'appeal. Il Catania ha l'appeal anche di Torre del Grifo, il Palermo ha una piazza che fino a 4-5 anni fa addirittura in Serie A, quindi credo che per un motivo o per un altro il Palermo e il Catania possono vivere un'estate relativamente tranquilla. Beh, speriamo, perché sappiamo benissimo che Catania e Palermo meritano ben altri palcoscenici, lo hanno dimostrato negli anni scorsi, dove hanno entusiasmato non solo i tifosi siciliani ma anche i tifosi di tutta Italia, dando vita a delle vere e proprie battaglie anche contro le bighe, togliendosi appunto grandissime soddisfazioni. Andrea, io ti saluto, ricordiamo appunto i prossimi appuntamenti delle due squadre. Il Catania affronterà il Foggia in trasferta, mentre il Palermo se la vedrà contro la Virtus Francavilla. Quindi parliamo di due match decisivi, come abbiamo detto, si deciderà tutto all'ultima giornata e non solo nel caso appunto del Catania, perché il collegio di garanzia darà il suo verdetto sui 2 punti di penalizzazione il 5 di maggio. È una situazione abbastanza grottesca, perché appunto parliamo di stagione finita, almeno per quanto riguarda la regular season. Ricordo a tutti i nostri lettori e amici del Quotidiano di Sicilia di seguirci attraverso il nostro sito, sempre pieno di aggiornamenti e approfondimenti, ma anche sulla nostra edizione cartacea. Un saluto a parte di Antonino Lorè e Andrea Carlino.